Ma alla fine ci siamo sentiti un po' svenduti e un po' traditi. Allora aveva ragione Prodi? Non aveva ragione Prodi. Secondo me avevamo ragione noi quando pensavamo che l'Italia dovesse fallire 6 anni fa. E poi cosa se ne faceva? Ma io penso che ci sia una sorta di riserva mentale, siccome per tanto tempo il problema del trasporto aereo in Italia è stato posto in termini di dualismo tra Roma e Milano. Il collega non riesce a uscire da questa costrizione mentale. Buonasera, nuvole che si diradano, che stanno arrivando sopra la Padania vista dall'alto. Siamo al braccio di ferro sugli scarieri del nord con Regione, Provincia e Comune Lombardi e la Lega compatta a storcere il naso per l'accordo con Air France e KLM e a sospettare trame di poteri forti, minacciando persino, pare, ritorsioni per le prossime amministrative. In gioco c'è il futuro di Malpensa, che è il quarto mercato più importante europeo per quanto riguarda il traffico business, e c'è in gioco anche il futuro di Linate. Davvero possiamo ridurlo a City Airport sulla tratta Milano-Roma? È un'altra manovra della Roma ladrona a danno del nord, ed è possibile attuare dei correttivi che non svantaggino, non penalizzino i viaggiatori del nord? Cioè, oggi il sindaco Moratti era a colloquio con il Presidente del Consiglio, noi siamo a colloquio qui a Mapperò con Silvano Moffa, buonasera, che è deputato del Popolo della Libertà e si trova in Commissione Trasporti della Camera, è stato Presidente della Provincia di Roma. Quindi un laziale a fronte di un padano, bassa padana, Piacenza, Massimo Polledri, deputato della Lega Nord Padania, Commissione Bilancio della Camera. Allora, buonasera anche a lei. Vi conoscete? Su certo. Questo tema siete nemici o amici? Ok, vale più di un discorso, allora vi lascio 2 minuti come nostra consuetudine per esprimere un parere. Insomma, siete soddisfatti o no? Rimborsati neppure sarà possibile? Cominciamo con lei, Polledri. Io innanzitutto sono un po' triste e abbastanza arrabbiato. Non era la conclusione che l'Italia si meritava, ma neanche il Nord si meritava. Cosa succederà? Attorno a Malpensa noi pensiamo che si perdano nel giro di poco tempo 56.000 posti di lavoro. Solamente 18.000 persone lavorano nell'hub di Malpensa. Nel marzo scorso volavano 1.400 aerei, 1.400 tratte, voli, che collegavano Malpensa al resto del mondo, portando merci, portando persone, portando sogni, portando sogni. Esperienze, anche sogni, perché un viaggio è un sogno. Prodi ne ha chiusi 1.000, sono rimasti chiusi 1.000, Berlusconi ne ha chiusi 200. Rimaniamo con 100 aerei in un aeroporto quasi deserto, con una perdita economica di qualche miliardo di euro, e noi gradiremmo che questi soldi arrivassero a Roma, magari, ma dei 7 milioni di passeggeri che non sono partiti lo scorso anno, 4 milioni sono andati persi completamente, non viaggeranno da Roma, non abbiamo più un punto per portare le nostre merci. Il suo Brambilla, se vorrà tirare la lima e portare il suo prodotto, dovrà prendere un camion e andare a Francoforte. Quindi una situazione tragica che penalizza. E mentre per l'Italia ci sono paracaduti sindacali 7 anni, dico 7 anni per carità, sono contento per i lavoratori di Cassa Integrazione, tanto che c'è una al Grande Fratello che dice licenziatemi, 500 l'altro giorno a Malpensa sono rimasti a casa, Cassa Integrazione 12 mesi. Figli e figliastri, peggio che figliastri il nord. Grazie Polledri. Silvano Moffa, lei. Ma io non drammatizzerei la situazione così come viene descritta. Capisco che in questo momento, rispetto a dati ancora incerti su quello che sarà il futuro di Malpensa, la preoccupazione è preponderante. Però dobbiamo uscire da questo dualismo
Fiumicino Malpensa, e tornare un po' a quello che è stato il problema dell'Alitalia. Il collega conosce benissimo la situazione che abbiamo ereditato. Tra l'altro, nella precedente legislatura i tentativi di salvataggio sono stati tutti infruttuosi. Avevamo una compagnia di bandiera ormai in una situazione di default, avevamo una situazione assurda in base alla quale il governo Prodi aveva avviato una falsa gara che come tale si è rivelata, e ci siamo trovati in una situazione davvero ingestibile sotto il profilo del rilancio di una compagnia di bandiera. Io credo che sia stato fatto un autentico miracolo per mantenere l'italianità della compagnia, per salvare il salvabile, per rimettere in campo una capacità competitiva del nostro sistema nel campo dei trasporti. Io continuo a pensare che il salvataggio di Alitalia è soltanto il primo anello di un percorso che deve essere concluso. Io mi auguro che si ponga mano finalmente a una riforma del trasporto aereo. In fondo Malpensa oggi sconta gli errori del passato, una scelta non accompagnata da un sistema infrastrutturale degno di nome, un problema di superfetazione di sistemi aeroportuali nell'area del nord del paese che hanno messo Malpensa in condizione di non essere competitiva, e la non scelta nel momento stesso in cui si è fatto quell'hub, quell'aeroporto, rispetto a Linate. In Grecia, quando si è fatto il nuovo aeroporto, si è abbandonato quello di prima, si è avuto il coraggio di fare alcune scelte radicali e importanti. Oggi è il piano industriale che in qualche modo deve dare una risposta anche al nord del paese, perché non credo che quelle osservazioni che sono state fatte poc'anzi possano essere fatte cadere. Stop, dice il cronometro, una serie di domande però per approfondire l'argomento ve le faccio adesso.